Benvenuti alla quarta tappa del Giro di Mosca a piedi. Oggi sono partito da Miachinina, che è la stazione del centro congressi, centro commerciale dove sono arrivato l'ultima volta, e arrivo fino a Maladyozhnaya, che è una fermata sulla stessa linea. Questa è la tappa più corta del tour, sono 14-15 km. Parto da una zona che è una zona ricca, dove ci sono le ville, dove ci sono i centri sportivi, lo yacht club. Poi passo dai quartieri popolari, sono comunque in periferia, a Mosca, e passo alcuni parchi fino ad arrivare alla zona, alla linea della metro blu, che è la stessa, oggi rimango sempre sulla linea blu, di Maladyozhnaya. Questa è la quarta tappa di 8, quindi con oggi finiamo metà del Giro di Mosca. Sono esattamente dalla parte opposta di dove abito. Ho fatto tutta la parte, sono partito da est, nord, ovest. Questo praticamente è il limite ovest della città di Mosca. Ok, dai, andiamo. Zaino. Ah. Ciao. Qua ci sono tutti i palazzi della regione di Mosca. Naturalmente tanto è ancora chiuso, i centri commerciali sono chiusi, gli eventi non ci sono, quindi questo quartiere è praticamente deserto. A parte alcuni uffici governativi, non c'è quasi niente qua. Oggi ho trovato il caffè. Dove ci sono gli uffici c'è il caffè. Questo, che vedete in fondo, è il palazzo della regione di Mosca, nuovo, di nuova costruzione. Qui siamo sul confine della regione. È enorme questo palazzo, l'hanno costruito quest'anno, è finito di costruire l'anno scorso. È ancora in costruzione, non è completato tutto il complesso. Al di là di questa recinzione, di questo muro, c'è uno dei quartieri stessi. Ci sono ville, parchi all'interno, si può entrare solo se residenti o invitati da residenti. E come vedete il limite tra il quartiere fortezza, comunque di lusso, con ville enormi e parchi e giardini, e il quartiere dei centri commerciali. L'unica separazione è questo muro, è una barriera di protezione sonora. Penso che sia la prima volta che vedo il cartello stradale d'inizio di Mosca. Non l'avevo mai visto. Come vedete sto camminando tra due muri. Così sono fatti i quartieri delle dacie, i quartieri delle ville. Sono tutti chiusi all'interno di muri, all'interno di recinzioni. Protette da una guardia, ci può entrare solo chi è residente o invitato da residenti. Guardate questa casetta, è decisamente fuori luogo rispetto alla zona dove ci troviamo. Sembra una casa alpina di montagna o comunque esterna con il tetto in paglia. Penso sia l'unica zona dove sto camminando dove non c'è un'area dove non c'è uno spazio pedonale. Volevo cercare di arrivare sul fiume, ma non sembra che ci sia uno spazio. Qui sono ville importanti, sono le barriere proprio chiuse, ci sono le telecamere che mi guardano. Chissà quante telecamere hanno registrato il fatto che sto registrando davanti a casa loro. Questa è abbastanza abbandonata, distrutta. Vendono fiori per strada. Probabilmente qualcuno si ferma se li vendono. E di fronte stanno costruendo nuovi palazzi residenziali.
Questo qua si chiama Sputnik, satellite. Abbiamo passato il confine della città di Mosca, quindi questo praticamente è il primo quartiere subito dopo il confine cittadino. La città si sta espandendo in modo molto veloce, nuovi quartieri, nuove stazioni della metro, tutti gli anni aprono nuove stazioni della metro. Ecco, vedete, io pensavo di camminare sul fiume, lì c'è il muro, di là ci sono delle ville e queste ville sono sul fiume. Quindi oggi non lo vedrò il fiume, perché è tutto chiuso da mura e non è possibile arrivare sulla riva. Non perché la riva sia pericolosa o inabitabile, ma semplicemente è privata da questa parte. Dall'altra parte del fiume invece ci sono quartieri popolari con i palazzoni che vi ho mostrato più volte. E lì sì, lì c'è tutta la passeggiata sul fiume dove la gente va a correre, fa sport, si siede sulle panchine, si gode l'aria aperta. Come vedete sembrano abbandonate queste case, ma non lo sono, il muro è semplicemente sporco perché è davanti alla strada. Queste in realtà producono lavoro, producono benessere, ma la differenza tra i lavoratori e i proprietari è enorme, naturalmente. Pensate che all'interno di questo quartiere in Jakinina c'è una pista per sciare al chiuso, con una piccola discesa innevata, il suo ski lift, si fa snowboard, si fa sci. E lì non ci sono ancora entrato. Ecco l'MCAD, la mia amica MCAD. Adesso passiamo sotto, la attraversiamo e torniamo all'interno dei confini della città di Mosca. Il traffico è quasi sempre intenso intorno all'MCAD, più o meno a qualsiasi ora. Ecco, adesso questo è il ponte, uno dei ponti dell'MCAD, poi passa sul fiume, siamo sotto l'MCAD. Ecco qui, vedete l'inizio della regione di Mosca, Moskovskaya Oblast, e di là c'è il cartello coperto della fine della città di Mosca. Questa è una delle case di mattoni costruite probabilmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ce ne sono di vari tipi, un po' più decorate, questa è abbastanza semplice come decorazione. Queste case sono le mie preferite, sono isolate, il mattone isola bene, quindi calde d'inverno e fresche d'estate. Dentro possono essere piccole oppure anche confortevoli, grandi, i soffitti sono abbastanza alti. Vi faccio vedere due esempi di case, queste sono di mattoni, costruite probabilmente negli anni 50-60 dopo il periodo di Stalin. Sono piccole. Vedete che sono abbastanza spartane come decorazione e sono basse come soffitti e piccoli anche gli appartamenti. Di fronte invece c'è una costruzione sempre di mattone rosso. Gli appartamenti sono più alti e sono un pochino più grandi rispetto alle successive. Questa è più vecchia come costruzione. Ecco, lì c'è proprio scritto la data di costruzione. Quindi queste case sono degli anni 70, con una macchina Volga parcheggiata sotto. Queste di fronte sono degli anni 60, piccole, più spartane, con mattoni di minor qualità, soffitti bassi. Questo per naturalmente riscaldare meglio e permettere più persone all'interno dello stesso spazio. Quelle che vedete invece di là dal bosco, che vi ho fatto vedere prima, sono più alte, più grandi e sono ancora precedenti, quindi probabilmente degli anni 50, durante la Seconda Guerra Mondiale o nel primo dopoguerra. Quindi questo è un quartiere di fabbrica, qua siamo alla periferia di Mosca. È finita, qua dopo di questo c'è la regione di Mosca, quindi è finita la città. Qui probabilmente c'erano le fabbriche fino agli anni 80.
Adesso invece sono state tutte spostate fuori dalla regione di Mosca e non esistono più fabbriche nella capitale. O comunque ce ne sono pochissime. Io non ho vista neanche una. Fabbriche intese come fabbriche metallurgiche, l'industria pesante. Questo è un parco giochi moderno, quindi l'ho fatto da poco, ma se ne vedono ovunque nei quartieri di Mosca. E all'interno, vedete, questo è il campo da gioco. Quindi basket, calcetto, d'inverno la superficie viene coperta dal ghiaccio e quindi si può giocare a hockey su pattini. Ecco, da poco anche a Mosca hanno cominciato a fare la raccolta differenziata, la base della raccolta differenziata. Quindi si hanno due divisi cassonetti, uno per vetro, plastica, carta e metallo e uno per tutto il resto. Almeno è iniziata l'idea del riciclo, del rispetto per l'ambiente e pian piano si svilupperà. Eccoci in un'area di sosta, picnic, con dei tavolini. Non so cosa sia questo uccello. Vediamo, lo faccio sentire. Ecco, qui siamo all'interno di quest'area, c'è una porta da calcio di qua. Siamo praticamente all'interno del campo da calcio, utilizzato anche l'area di sosta, picnic, e la porta di calcio dall'altra parte. Eccoci, eccoci arrivati, un po' di pausa finalmente. Ah. È caldissimo oggi. Adesso faccio merenda, non so che ore siano, sarà quasi mezzogiorno. Siamo passati dai 10-15 gradi di 2 settimane fa. Oggi ce ne saranno 30, fa veramente caldo. Cercavo un posto all'ombra per fermarmi, però ci sono queste panchine, così va bene. Ecco, adesso sto uscendo da questa area verde, da questo bosco, e ci sono chiari segni che siamo vicini a un'autostrada, veramente pezzi di incidente, non so che cosa sia quello lì. Adesso probabilmente ci sarà un passaggio, vediamo. Come al solito in coda, guardate, ci sono pneumatici nascosti tra le piante, guardate. Gli archeologi tra 2000 anni che scaveranno la nostra cultura troveranno tanto, tanto, tanto sporco. Ecco, siamo sull'autostrada che stranamente è in coda. E saliamo su quel ponte e attraversiamo dall'altra parte. Ecco, questa è l'entrata del passaggio pedonale. Adesso entriamo nel parco. Un'altra area di sosta, è un campo da calcio, però si fermano per riposare, per prendere il sole, per chiacchierare. Fa caldissimo. Sto sciogliendomi.
Un attimo di pausa. Pieno di zanzare qui. Mi hanno mangiato come al solito. Guarda qua. Non è lungo oggi, ma è caldissimo. Adesso attraversiamo uno dei chassé, si chiamano, gli stradoni che collegano l'MCAD al centro della città. Oh mamma, quante zanzare! E niente, non riesco a stare solo, è pieno di zanzare. Ok. Se non mi infango ogni giorno non sono contento. Agility! Sono uscito dal bosco e siamo nel quartiere di Krylatskoe, sempre che si pronunci così. Adesso vado dentro nel quartiere, lo attraverso. L'MCAD, ci siamo allontanati un po' perché il percorso. Sto andando verso la metropolitana. Fa caldo, quindi gelato. Tipico gelato russo. Con cialda al pistacchio. Questo è l'ultimo passaggio sotto l'autostrada. Questa non è l'MCAD, è una delle autostrade, uno degli chassé si chiamano principali, che arrivano in città dall'MCAD. Ecco, guardate la differenza, questo è il quartiere degli anni 70 e attraversando l'autostrada. Questo è il quartiere nuovo. Concetto simile, grandi palazzi messi nel verde. Architettura e modalità di costruzione diversi. Questo è un palazzo nuovo. Anche questo è un palazzo nuovo, costruito adesso negli anni 2000. Incastrato là dentro c'è però un palazzo probabilmente degli anni 70. E ce ne sono, c'è questo, ce ne sono dispersi. Probabilmente questi palazzi erano in un bosco, questo era un parco come quelli che abbiamo passato fino adesso. E poi la costruzione della città li ha aggiunti e quindi adesso sono immersi in un bosco di grattacieli. Non hanno più il bosco di alberi intorno a loro. Anche la quarta tappa si è conclusa, adesso sono arrivato alla metropolitana. E da qua torno a casa per oggi. Questa penso sia la tappa più breve, circa 15 km, ma va bene perché oggi è fatto caldissimo. Quindi vi saluto, ci vediamo la prossima volta per la quinta tappa e vediamo cosa sarà. Ciao!